Il 4 giugno, nella sala conferenze dell'Assessorato regionale della Salute, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Forum Mediterraneo in Sanità. Titolo di quest'anno: Sostenibilità e diritto alla salute. La manifestazione, voluta dall'assessore regionale per la salute Massimo Russo e promossa dalla Fondazione Gutenberg, prevede numerose sessioni di studio all'interno del Teatro Politeama. Abbiamo voluto proiettare in uno scenario nazionale e anche internazionale la vicenda che si è consumata positivamente in Sicilia in questi 4 anni. Una regione che appena 2 anni e mezzo fa un ministro della Repubblica annoverava tra quelle canaglia, che si riscatta, che vuole mostrare quali risultati ha raggiunto con uno sforzo poderoso di riorganizzazione, il cui effetto principale è stato quello di migliorare la qualità delle prestazioni e, come effetto quasi collaterale, quello di sanare anche il deficit di bilancio. Per la prima volta la Commissione Salute si riunisce a Palermo, quindi ci saranno gli assessori delle altre regioni, ci sarà il ministro Balduzzi. Vorremmo porre come assessori varie questioni e sono certo che Palermo farà da cassa di risonanza per la prospettazione di soluzioni che, a nostro avviso, qui parlo come assessore regionale, non possono che essere trovate all'interno di processi di cambiamento e di riorganizzazione del sistema. Per 4 giorni, da giovedì 6 a sabato 9 giugno, Palermo sarà la sede di un confronto nazionale e laboratorio di discussione e approfondimento dei nuovi modelli organizzativi e gestionali che il Sistema Sanitario Nazionale ha avviato attraverso le regioni per migliorare l'erogazione del servizio e l'efficacia delle cure. Quali i temi più importanti? La prevenzione, il territorio e l'ambiente, una sessione sulla chiusura dei centri nascita con la Società Italiana di Igiene, una sulla tematica della prevenzione che ritorna centrale, le politiche territoriali di assistenza, l'assistenza domiciliare, le cure palliative ed una importantissima sessione organizzata in collaborazione con l'OMS sulle contraddizioni dello sviluppo e sul diritto alla salute nel mondo. La speranza di vita di un cittadino di Atlanta negli Stati Uniti non è certo uguale a quella di un cittadino di Nairobi. E allora anche qua vedere come le contraddizioni tra nord e sud possono essere risolti e come il tema dell'accesso e della speranza di vita possa essere uguale fra le diverse categorie sociali, anche quelle più deboli. Vasco Giannotti, lo scorso anno ci sono state 6.000 presenze al Forum della Sì. Sanità, quest'anno. Che sono già più di 4.000 quelli che si sono preiscritti, e quindi questo vuol dire che ancora avremo dei giorni e poi ci saranno tanti che verranno senza essersi preiscritti. E in più c'è la giornata di sabato, che è una giornata aperta a tutto il mondo dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore, che credo porterà al forum molte centinaia di persone. Quindi sarà un grande evento di pubblico, un grande evento di partecipazione di operatori sanitari. E ancora una volta, come è stato lo scorso anno, questa si dimostrerà la iniziativa sulla sanità più importante nella Sicilia e nel Mezzogiorno. Parteciperanno al forum il ministro della Salute Renato Balduzzi, i rappresentanti dei ministeri dell'Ambiente e per la Coesione Sociale, il sottosegretario della Salute Elio Cardinale, il presidente dell'Agenas Giovanni Bissoni, delegazioni di numerose regioni italiane, rappresentanti delle professioni sanitarie e delle associazioni di cittadini.